Cari amici, benvenuti all'opera del lunedì. Questa volta vorrei parlarvi dell'Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini, una delle opere d'arte forse più celebri del mondo, di tutti i tempi. Tra l'altro, universalmente lodata dal giorno in cui è stata consegnata al committente, il cardinale Scipione Borghese, a oggi, come dire. Bernini è stato uno degli artisti più amati, discussi davvero di tutti i tempi, e molte sue opere sono state giudicate sublimi, altre riprovevoli, se vogliamo. Ma è notevole osservare come l'Apollo e Dafne è l'opera indiscussa, come dire. È molto difficile trovare qualcuno ancora oggi, colto o indotto che sia, che deplori o non apprezzi l'Apollo e Dafne. È il capolavoro per antonomasia. Opera bellissima, gruppo scultoreo, peraltro, non una statua, un gruppo scultoreo, di mirabile bellezza, armonia, dinamismo interiore. La durezza del marmo è riscattata in modo commovente dalla morbidezza della percezione. Bernini rappresenta il momento in cui Apollo sta per ghermire la ninfa Dafne, per farla sua, per possederla fisicamente, e la ninfa si trasforma in un albero di alloro. Su sua richiesta, si potrebbe dire, implora suo padre, che è un dio fluviale, Peneo, di salvarla dall'aggressione dello stupratore. Il padre accoglie, secondo il racconto mitologico, la sua richiesta e la trasforma in un albero. Quell'albero diventerà sacro al dio Apollo, l'albero di alloro. Le foglie di alloro coroneranno d'ora in avanti, da quel momento in avanti, i poeti, i grandi dell'arte. È un mito terrificante da un lato, sublime dall'altro, e Bernini rende il momento cruciale. Il dio Apollo sta inseguendo la ninfa e nel momento in cui sta per catturarla, appunto, si trasforma in albero. Ma poi perché questo? Perché tutto questo è raccontato nelle Metamorfosi di Ovidio, il celeberrimo poema che è alla base, se vogliamo, di tutta la cultura umanistica, azzarderei a dire di tutta la cultura moderna dell'Occidente, o di certi aspetti, per carità. Perché il mito nasce, diciamo, trasformando in dati dotti e dotati di densità simbolica gli aspetti normalmente più banali, più miseri, se vogliamo, del comportamento umano. La storia di Apollo e Dafne è emblematica in questo senso. Apollo, nel racconto mitologico, si vanta con Cupido, il figlio di Venere, la dea dell'amore. Perché Cupido è dotato di un arco e di frecce, però Apollo, diciamo, conversa con lui dopo avere Apollo effettuato una gloriosa impresa, ha ucciso il serpente Pitone, un mostro, è vero, che minaccia. E allora Apollo si rivolge a Cupido e dice: "Hai visto io che imprese sono in grado di compiere? Tu, ma tu che imprese? Tu saresti un arciere, ma sei una nullità, non hai compiuto nessuna impresa eroica, è un gioco il tuo." Allora Cupido, disgustato, furioso contro Apollo, che fa? Dato che le frecce di Cupido sono d'oro, è vero, e la freccia dorata di Cupido, trafiggendo il cuore, genera l'amore, fa sì che la persona colpita si innamori. E allora che cosa fa Cupido? Colpisce Apollo, mentre Apollo sta osservando Dafne con
la freccia d'oro e con una freccia di piombo, che è l'esatto opposto, è la freccia che cancella il desiderio d'amore, colpisce Dafne. Quindi Apollo si invaghisce follemente di Dafne e Dafne inorridisce al pensiero di essere posseduta da Apollo. Quindi scappa, corre. È una delle storie mitologiche improntate sul tema della corsa, cosa molto interessante, ma di cui ora non dobbiamo sviluppare il senso. Comunque sia, quindi lui la insegue. È proprio la storia di un tentativo di stupro, quindi, certo, provocato dalla malvagità di un dio su altre divinità. E tuttavia, insomma, così stanno le cose. Fatto sta che il Bernini rappresentò questo momento effettivamente con una attitudine estetica sublime, la trasformazione del corpo di Dafne in albero, una parte della corteccia si comincia a formare sul suo corpo, le dita dei piedi diventano radici, le mani rami. È una immagine dal punto di vista della tecnica scultorea sbalorditiva per la minuzia, la sottigliezza, la capacità di rendere infinite modalità di superficie, di trasformazione della materia. L'urlo di Dafne è veramente sublime nella capacità di Bernini di conferire a un volto classicamente atteggiato la smorfia dolorosa del terrore e all'opposto il volto di Apollo, che deriva da una delle più celebri statue dell'antichità classica che si conservava a Roma, e cioè l'Apollo del Belvedere. Il volto di Apollo esprime lo sbalordimento, lo stupore, l'inconsapevolezza di fronte a questa sorta di miracolo che egli non ha minimamente previsto e si materializza davanti ai suoi occhi. Una serie quindi di componenti psicologiche, formali, oserei dire strutturali. Già gli antichi notarono come Bernini avesse in un certo senso scolpito anche l'aria intorno alle figure, avesse attivato nella immobilità del gruppo scultoreo una sorta di ulteriore dimensione spazio-temporale, diremmo oggi. Di recente un geniale artista, critico d'arte, Moimir Jezek, ha costituito una interpretazione critica assai, assai acuta e forte, in cui ha attivato questa sorta di idea di una quarta dimensione che è calata nel gruppo scultoreo. Sono tutte tesi di formidabile impatto e i contemporanei ebbero questa impressione meravigliosa. Pensate, cari amici, 40 anni dopo la consegna della statua, che fu terminata dal Bernini dopo una vicenda piuttosto complessa nell'anno 1625. Il Bernini l'aveva cominciata in effetti parecchio tempo prima, nel 1622, ben documentato. Aveva 24 anni nel 1622, essendo nato a Napoli nel 1598. Ebbene, a 40 anni di distanza, nel 1665, un cronista molto importante, francese, Chantelou, che scrisse la cronaca del viaggio di Bernini a Parigi. Bernini era stato invitato dal re di Francia per fare il progetto del nuovo Louvre e Chantelou tenne il diario della presenza di Bernini a Parigi, una testimonianza stupenda. Ebbene, in questo diario Chantelou cita l'Apollo e Dafne numerose volte come l'opera più bella, più importante del tempo moderno. È una tra mille testimonianze della fama, della gloria immensa. Sulla base della statua, forse proprio a motivo di un certo imbarazzo che il soggetto poneva. Consideriamo che Scipione Borghese era un cardinale, l'opera era stata da lui commissionata per essere collocata nella sua casa,
Insomma, un mito del genere in casa di un cardinale anche all'epoca non era proprio così ovvio e così digeribile. E una leggenda che ha un buon fondamento racconta che Maffeo Barberini, cardinale anche lui, amicissimo di Scipione Borghese e uno dei più grandi umanisti del suo tempo, un uomo dottissimo, che divenne poi papa. E prese il nome di Urbano VIII, ma all'epoca non era ancora papa, era cardinale, e si racconta che Maffeo Barberini dettò alcuni versi da scrivere sulla base della statua per indirizzare la lettura del gruppo scultoreo in un senso più profondo, più serio, più cristiano, più eticamente atteggiato. I versi sono stupendi. Quisquis amans sequitur, fuggitive gaudia forme, fronde manus implet, baccas seu carpit amaras. Si capisce abbastanza bene, chiunque insegue, chiunque ama e insegue l'apparenza, le forme fuggitive, è vero, si riempie le mani di foglie, di bacche amare. E quindi è una lettura mirabilmente edotta, tra l'altro scolpita sulla base, una base decorata da una incorniciatura anch'essa di mirabile bellezza, che le fonti narrano in modo incerto sarebbe stata eseguita più probabilmente da un allievo fedelissimo e bravissimo di Bernini, Giuliano Finelli. C'è una storia dietro al nome di Finelli che è un po' misteriosa. In realtà pare che Finelli avesse collaborato molto al gruppo scultoreo stesso e il lunghissimo lavoro, inizio del lavoro 1622, consegna 1625, perché durante l'esecuzione si sovrapposero altri lavori che Bernini doveva consegnare, eccetera, ha fatto pensare a alcuni esegeti che la presenza della mano di Finelli nel gruppo scultoreo sia ben superiore alla base, perché Finelli era un grandissimo maestro. Sono rimaste poche opere sue certe, ma quel poco che è rimasto di Finelli ha fatto sospettare alcuni esegeti, e devo dire un po' anche a me, che ci sia qualche cosa molto rilevante di questo prodigioso tecnico della scultura, che era appunto il Finelli. Non si sa bene, Bernini del resto era un dittatore e non avrebbe dato e non dette mai tanto spazio di fama ai suoi allievi. Di riconoscimento sì, di fama no. Era molto attento alla sua fama. Ebbene, cari amici, cosa dobbiamo pensare? In tempi di Me Too, di rivendicazione di certi valori, di lotta ai comportamenti di violenza e sopraffazione verso la donna, la bolla è d'afa del Bernini. Qualcuno forse lo rimuoverebbe dalla galleria borghese dove sta per non farlo vedere. Potrebbe perfino accadere, ma pensiamo un po', se questo avvenisse, saremmo d'accordo?